Salve, bentornati sul canale! Nei video precedenti, quelli precisamente dove ho usato gli abbassalingua per fare svariate cose, fra cui quello più bello ve lo lascio qua sopra, che siamo andati a creare la basetta per il caricatore wireless, che è piaciuta a tanti, qualcuno mi ha chiesto: sì, ma per fare quelle cose ci vuole la basetta wireless, ci vuole un po' più di tempo, un po' più di materiale. Si può fare qualcosa di semplice e veloce? Certo, e sono qui apposta oggi per farvelo vedere. Oggi vi ho portato due oggettini velocissimi, semplicissimi da fare praticamente semplicemente con le stecchettine di legno, gli abbassalingua e la colla a caldo. Al di fuori di questo non si dovrà usare nient'altro se non il vostro ingegno, la vostra fantasia e qualche cosina tipo questa qua. Una cosa veramente carina da fare e semplicissima da fare può essere un semplice segnalibro. Semplice ma carino. Lo potrete usare voi o, personalizzandolo, farlo come pensierino a una vostra amica o amico. Basterà semplicemente prendere due degli abbassalingua, farli slittare, praticamente scivolare uno con l'altro di tipo un 3 cm. Ve lo faccio vedere meglio. A questo punto, su una delle due parti, per esempio il sopra, lo spostate un pochettino, gli mettete una goccia di colla proprio sulla punta dove dovrebbe attaccarsi, lasciate che faccia gioco perché poi serve il gioco, lo appoggiate, aspettate che asciuga, che sia bello lineare e liscio, ok? E qui il fermalibro può sembrare strano, ma è fatto, perché quando noi avremo un libro, praticamente appoggiando lo strato sopra, facendo un minimo di pressione, già si infila e il fermalibro è stato fatto. Eccolo qui. Però così è brutto, è semplice. Se lo volete personalizzare, per esempio per poterlo dare a un'amica, qua sopra gli mettete una foto, quello che sia. Io invece, che ho la mia ragazza che legge, ho scelto questo. Vado a ritagliargli questo pezzettino di filo che c'è qui dietro e adesso, sempre con un po' di semplice colla a caldo, lo vado ad attaccare sopra. Lo vedete? Sì. Pratico, semplice e soprattutto non ha alcun costo, perché queste stanghette di legno non costano niente e sarà a voi saper trovarlo tra le vostre cose. La colla a caldo prende subito ed è pronto. Se proprio vogliamo, volendo, qua ci si può anche scrivere nomi, colorarlo, personalizzarlo come più volete. Sarà la vostra fantasia a decidere quello che volete fare. Numero uno. Passiamo al secondo. Il secondo è un po' più complesso, più che altro vuole un po' più di tempo. È un tieni chiavi, se così vogliamo dire, o tieni oggetti da parete. Per poter fare questo abbiamo bisogno di una bacinella con un poco d'acqua. Dentro l'acqua, già li vedete, andate a mettere i vostri abbassalingua. Li lasciate dentro l'acqua per almeno 12 ore. Poi li provate, io li ho lasciati un pochettino di più perché dipende dalla marca come sono fatti. Però il risultato che dovete avere è praticamente questo. Cioè, voi li potrete flettere senza che si rompano. Ok? A questo punto prendete, io per esempio ho usato questo, ma basta un deodorante, un qualcosa che abbia questa forma, sia rotonda e non sia troppo larga. Lo appoggiate sopra, gli fate prendere per bene la forma, quasi come se fosse... Vediamo se riesco a farvelo vedere bene. Ok? Poi con un paio di elastici lo bloccate. Ripetete questo procedimento per, in base a quanto largo lo volete fare voi, per esempio 4 o 5 di questi legnetti. E poi alla fase 2 li incolleremo sul legno. Intanto facciamo questo. E in questa maniera lo lascerete almeno altre 24 ore. Se volete velocizzare questa fase potreste utilizzare per esempio il fono. Quindi adesso le attacco tutte. Mi sono bagnato tutto. Nel frattempo vi faccio vedere un'altra cosa e poi ci vediamo domani per attaccarle. O per meglio dire, voi e la continuazione. Io registrerò domani. Mentre le stanghette si stanno asciugando, l'ultimo consiglio che mi va di darvi è, per esempio, prendere una scatola che avete già voi. Io ci avevo questa. E vedere di usare la vostra fantasia. Come personalizzarla? A me questo box, questa forma piaceva. Logicamente non mi piace che abbia la pubblicità delle sigarette. Non è bello. Allora ho pensato, però può essere un bel salvadanaio. Ho semplicemente attaccato sopra le stanghettine di legno. E quello che ho fatto è usare la fantasia, perché hai un disegno, perché hai dei piedi anche se non ne aveva bisogno. E in questa maniera, vi faccio vedere pure il sopra, ho creato un originalissimo, bellissimo meno, lo lascio decidere agli altri, salvadanaio. Poi logicamente si potrebbe anche colorare, fare. Non vi faccio vedere come l'ho fatto perché non è niente. Realmente ho tagliato il pezzo e l'ho incollato, ho tagliato il pezzo, mi sono fatto un disegno prima. Ma adesso aspettiamo il chicchotto del futuro, che avrà fatto asciugare i pezzi di legno, li avrà attaccati e vediamo quello che avrà fatto. Ragazzi, qui è il chicchotto del futuro che vi parla. Sono passate 24 ore e praticamente i legnetti si sono asciugati. Vi spiego un'altra tecnica che il chicchotto del passato non vi ha detto. Si possono anche più semplicemente mettere dentro un bicchiere e quando saranno asciutti, voilà,
restano curvi. Adesso non ci resta che fare un ultimo passaggio per il nostro tienichiavi da muro. A questo punto non servirà altro che prendere altre secchette di legno, più o meno incollarle a metà una tra l'altra in questa maniera. Ora vi faccio vedere. Mettete un poco di colla, l'appoggiate. L'unica cosa che noi andiamo a cercare è sempre che sia fatta così, ok? Poi gliene mettiamo un'altra e un'altra. Ah, sono in queste condizioni perché vi lascio il link qua sopra. Nel frattempo che loro si asciugavano, io sto facendo una fiorera per qua fuori, ma guardatevi tutto per bene nel video qua. Tutto riciclando da un semplice pallet una bellissima fioriera. Ma continuiamo qua e andiamo a metterne altri due. Eccolo qua. Non ne ho messi due, ma ne ho messi cinque. Praticamente ho fatto 1, 2, 3 e come vedete in mezzo 4 e 5. Sarà alla vostra fantasia come colorarli, perché poi adesso a seguire di questo ci andremo ad attaccare questi semplici aggancini in questa maniera, scegliendo pure voi se metterli semplicemente così o con fantasie più alte e più basse, e poi basterà attaccare questa qui al muro e il vostro portachiavi è fatto. Adesso lo faccio e ve lo faccio vedere finito. Eccoli qua e voilà. Io volutamente ho fatto sì che questi tre si asciugassero in tre maniere diverse, perché volendo potrete creare anche disegni e geometrie vostre. Il portachiavi è fatto, basta solo adesso con la fantasia cercare che disegni fare con questi legni e soprattutto che colore dargli. E quindi siamo arrivati alla fine del video, un video leggero per passarsi un po' di tempo, così per divertirsi velocemente una mezza giornata. Quindi... signori, ehi, non vi dimenticate, dovete iscrivervi al canale, mettete qui sotto, c'è la campanella, cliccateci sopra, così vi arrivano tutte le notifiche dei video. E signori, allora il video è finito, fatto questo, ho fatto tutto, da Chicco è tutto, ciao!